Continua ad essere teatro di atti vandalici la città di Faenza, ma dalla proprietà pubblica i piromani sembrano essere passati alla proprietà privata. Nella notte, intorno alle 4, ha preso fuoco la vetrina del bar Gardegna su Corso Mazzini. Gli incendiari hanno utilizzato una bottiglia di gasolio che fortunatamente ha prodotto pochi danni, soprattutto ha reso scivoloso il marciapiede. Gli inquirenti sperano di risalire attraverso le telecamere del centro ai responsabili. Intanto, il bar è tornato immediatamente a lavorare a pieno regime, senza dar peso all'accaduto e con una buona dose di ironia. La domanda che tuttavia si pongono i faentini è sempre la stessa. Tutti questi incendi sono opera di un'unica mano? Un gruppo di vandali o siamo già arrivati agli imitatori? Che danni ha avuto? Ma i danni non sono elevatissimi, anche perché il danno grande sarebbe non riuscire ad aprire il locale, invece noi abbiamo praticamente aperto e siamo operativi come tutti gli altri giorni, quindi il danno fisico in sé adesso non l'ho quantificato, ma poche migliaia di euro direi, ecco. Comunque solo le vetrine. Sì, le vetrine ci sarà da riverniciare qualcosa, c'è un po' di impianto elettrico che voglio vedere se si è bruciato qualcosa, perché il fuoco ha fatto esplodere i vetri, quindi è durato un po' abbastanza, direi, quindi. Dentro il locale niente. No, assolutamente, ma questa è l'opera di un dilettante puro, cioè non c'è né motivo e né organizzazione perciò. Comunque voglio ringraziare perché io lo ritengo un favore, diciamo, economicamente parlando. Una pubblicità gratuita. Sì, perché tanto qui o paga l'assicurazione o paga il responsabile e questa intervista è gratis, ecco. Quindi infatti non la vediamo molto preoccupata. No, sarei preoccupato se qualcuno mi avesse minacciato e dopo era successo questo, ma siccome è un incidente, proprio un incidente di percorso scombinato e scollegato da tutto. Federico Lega per Faenza Web TV.